Un saluto a tutti, qui per voi è GazFX che vi dà il benvenuto a questo nuovo video ed oggi siamo con un qualcosa di un po' più particolare, davvero difficile trovare un termine giusto per la tipologia di questo video. Proviamo a chiamarlo come una specie di game talk, ok? Parleremo solo ed esclusivamente di videogiochi in questa piccola libreria. Appunto, oggi siamo qui con questo primo episodio, è un tentativo, ok? Possiamo chiamarlo tentativo, esperimento come volete, di appunto comunicare con i miei iscritti semplicemente di nuovi giochi che arrivano, di giochi che già ci sono. E quindi parlare di notizie o compagnia bella in qualsiasi genere, ok? Parleremo di MMORPG, first person shooter, di survival, di quello che vi pare, ok? Ovviamente affinché questi giochi mi interessano o se i giochi mi vengono richiesti, quindi insomma potete interagire con me in questo modo, semplicemente facendomi sapere cosa ne pensate del gioco recensito giù nella sezione dei commenti o appunto consigliandomi qualche gioco da provare, non proprio giocandolo, ma appunto dargli una guardata, cercare di recensirlo e farsi un'idea di quello che è il gioco, se ancora deve uscire, o ovviamente se invece è già uscito, metterci direttamente sopra le mani. Come primo episodio vi porto Icarus e appunto non è che ve lo porto soltanto perché molto probabilmente non ne avete neanche sentito parlare, ma perché è un gioco che mi interessa. Questo gioco sarà sicuramente nella mia libreria di Steam e non vedo l'ora della sua uscita. Che cos'è Icarus? Icarus è un survival in prima persona, principalmente PvE a sessioni, ok? Un PvE a sessioni vuol dire che appunto avete questa dinamica del ritrasportarvi sul pianeta Terra, iniziare la vostra avventura, tornare in orbita e completare determinate cose e tornare nuovamente sul pianeta Icarus. È un gioco che potete fare sia da soli che in cooperativa, e la cosa bella è che la cooperativa ha uno spazio, ok? Uno slot per 8 giocatori, quindi insomma potete fare davvero il gruppo, la squad di amici, ok? Quindi tornate a casa dalla vostra scuola, dai vostri studio, dal vostro lavoro e vi mettete a giocare tutti insieme. Insomma, una cooperativa a 8 giocatori è davvero tanta roba. E in che cosa consiste? Io non voglio perdermi troppo in chiacchiere e di conseguenza non voglio neanche cercare di trovare parole strane, quindi quello che farò è letteralmente leggervi qualcosa che gli sviluppatori hanno scritto qui nella pagina di Steam. La speranza dell'umanità di colonizzare un nuovo mondo, in origine destinato a essere un secondo pianeta Terra, svanì quando il collasso della terraformazione rese l'aria tossica. Icarus divenne quindi l'emblema del fallimento umano, del tentativo non riuscito di raggiungere le stelle. Ciononostante, la scoperta dell'origine del problema, ovvero della materia esotica, da parte di xenobiologici, suscitò un nuovo interesse. L'immenso valore di questi materiali esotici generò una vera e propria corsa all'oro e tensioni politiche fra le varie fazioni della Terra. Quindi, che cosa abbiamo capito? Che l'aria diventata tossica non ha permesso l'esistenza dell'essere umano su questo pianeta. Ma ci sono questi materiali che all'essere umano interessano, sembra un po' real life, perché effettivamente poi tante di queste cose ovviamente a livelli molto meno fantascientifici, ma succedono anche qui da noi. E quindi che cosa succede? Che voi sarete un astronauta o i vostri sette vostri amici, quindi la vostra squad di astronauti che scenderanno giù su Icarus per determinate missioni. Queste missioni ovviamente avranno a che fare con questi materiali e una volta completate risalire in orbita e continuare il vostro sviluppo. Ovviamente qui adesso entriamo più nei dettagli del gioco perché vi ho dato una piccola panona paron non so parla Jesus, una piccola paronamica. Paronamica. Vabbè, ma che cazzo di problemi hai? Panoramica di quello che è il gioco, ma ovviamente quello che ovviamente vi interessa di più è sicuramente poi il gioco tra le mani, effettivamente. Che cosa vi aspetta? Beh, quello che vi aspetta, posso dirvi una cosa, ed è proprio il motivo poi principale per cui sono molto interessato a questo titolo, è perché ha un'estrema somiglianza con Rust. Ovviamente ci sono tanti aspetti che non c'entrano niente, ma il succo del gioco, ovvero lo stile di sopravvivenza che questo gioco cerca di darti, cerca di offrirti e di metterti in mano, è
mi sembra davvero molto molto simile a quello che effettivamente è Rust. Quindi nasci, verrai trasportato in questo caso sulla terra, su Rust nasci sulla spiaggia, insomma poco cambia, Rust è un po' più terra-terra, ok, fa un po' più schifo sotto questo punto di vista. Qui c'è tutta l'introduzione del perché tu effettivamente ti ritrovi sul pianeta e appunto dovrai iniziare a sopravvivere, quindi raccogliendo i primi materiali che ti serviranno per costruire, che ne so, i primi oggetti, quindi magari ne so, una piccola ascia piuttosto che un piccone o la mazza da accendere per, insomma, darsi calore addosso o comunque avere luce durante la notte. Tutte le cose survival, proprio la base della sopravvivenza, fino ad arrivare alle costruzioni che, appunto, vi ripeto, potrete fare da soli o con i vostri amici, che vi terranno al sicuro da, come si dice, pericoli esterni, che siano animali, che siano mutanti, animali mutanti o cose del genere, e piano piano continuare a progredire, quindi salire di livello. Il livello vi darà skill point e attributi dove appunto questi ultimi vi saranno utili per salire di statistiche sia nella skill tree, quindi imparare i nuovi talenti o cose del genere, piuttosto che sbloccare le blueprint. Le blueprint sono quelle che vi permetteranno di craftare ulteriori nuovi item che vi ovviamente serviranno per scalare sempre e sempre di più. Perché vi porto i Garus? Principalmente per proprio questo motivo, perché assomiglia molto a Rust e per me Rust rimane Rust, ovvero il gioco di Cristo che nessuno può toccare. Cioè quello che ha fatto Rust e come lo sta facendo lui non lo ha ancora fatto nessuno. Quindi di conseguenza mi interessa questo titolo proprio per questo motivo, perché ci si può avvicinare davvero, davvero tanto. Se solo aggiungessero PvP, e probabilmente che ne sappiamo, prima o poi potrebbero fare un qualcosa del genere qui con questo titolo, questo gioco potrebbe davvero avvicinarsi molto profondamente a Rust. Quindi questo è il motivo principale per cui vi ho portato questo titolo qui nel primo episodio. Non vedo l'ora di giocarci, la data di uscita è il 20 novembre, sembra che ci stiano lavorando davvero davvero tanto con un sacco di update e soprattutto stanno dando la possibilità alla community di provare, più che altro continuare a provarlo con il passare del tempo e quindi con il passare degli aggiornamenti che ci sono, rilasciando delle piccole beta che vanno in periodi di tempo e stiamo per avvicinarci insomma all'ultima beta e dopodiché arriveremo diretti al 20 novembre con la data di rilascio ufficiale di questo, io spero, fantastico gioco. E ragazzi, per questo video era tutto, spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, sia di questa libreria, sia di Icarus. O se non volete parlare di queste cose, fatemi sapere se avete, che ne so, in mente qualche gioco di cui potrei parlare, sia che sta per uscire, o che magari appunto è uscito da poco, insomma un titolo recente e vorreste vedermi provarlo, ok? Quindi fatemi sapere tutto quanto, cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere attivi con i miei upload sul canale e noi ci becchiamo al prossimo video. Io vi saluto e buona giornata o serata.